Buonasera, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questa meravigliosa diretta. Quindi buonasera a Manuel, quindi tira fuori il meglio che c'è in te. Buonasera a Manuel Andreani, a Fabio Croce, buonasera a Roberta Maria, buonasera a Caterina Ran, a Grazia, un'altra Grazia, Renato Rizzo. Vogliamo fare una diretta questa sera insieme con il campione del mondo Alessandro Ballan, una diretta all'insieme della conoscenza, una diretta che parla di conoscenza, una diretta che parla e che è ricca di strumenti veramente forti, perché l'obiettivo oggi più che mai è alzare le frequenze, l'obiettivo oggi più che mai è alzare il nostro tono emozionale. Oggi le persone senza volerlo hanno un tono basso. E io sono dell'avviso che è nostro compito, soprattutto di noi formatori, magari quelli che hanno avuto più risultati, quelli più forti, che devono alzare l'asticella e devono chiedere veramente al popolo di alzare l'asticella più che mai. Allora, buonasera Michele, buonasera Chiara Cortesi, Rossana, Short, Antonella, e quindi ancora qualche secondo e si parte. Voglio chiedere poi ad ognuno di voi se ha la possibilità, magari il piacere, di condividere questa diretta, visto che Facebook ci limita molto con il traffico, c'è anche su YouTube, e quindi se qualcuno di voi la può condividere, secondo me è veramente una cosa, direi che fantastica. Quindi grazie a tutte le persone tra di voi che vogliono condividere questa diretta, perché secondo me parliamo di qualcosa di meraviglioso. E voglio iniziare questa diretta facendovi vedere un concetto. Ieri sera l'Italia ha perso 3-0 contro l'Argentina. Allora, considerato che secondo la conoscenza, secondo la matematica sacra, tutto è suono, tutto è frequenza, tutto è vibrazione. Io sono conosciuto come il motivatore, che sono partito da Toldo, poi da Leonardo Bonucci, che ha fatto un'escalation incredibile, che dalla tribuna del Treviso è diventato per due volte il miglior giocatore al mondo. Ok? Adesso magari ci siamo presi una pausa, perché da quest'anno non lavoro più insieme con lui, però non è possibile non riconoscere un campione di questo tipo, un campione fantastico, un campione che lui proprio è, tu sei il tuo sogno, un ragazzo che aveva un sogno di giocare. E dalla tribuna del Treviso arrivare a essere per due volte il centrale più forte del mondo, insieme con Sergio Ramos o insieme con altri giocatori, credo che sia qualcosa di fondamentale. Un giocatore anche decisivo nella finale di Coppa d'Europa dell'Italia, facendo un gol e poi anche un rigore, quindi due gol. Ma la cosa fondamentale, quello che vi voglio far capire, è che tutto gira intorno alla matematica sacra. Ovviamente le persone non ci credono, ma non ci credono perché non hanno la conoscenza. La conoscenza non è dei medici, la conoscenza non è dei laureati, la conoscenza è divina, la conoscenza parte tutto dalla matematica sacra, che è la numerologia antica, per poi passare alla teoria del precedente, alla ciclicità, alla legge causa-effetto. Noi siamo energia, qualsiasi cosa è energia. Puoi per favore darmi un bicchiere con dell'acqua, così voglio far capire anche un concetto a loro. Ma vi faccio capire, un bicchiere pieno d'acqua, vi faccio capire un concetto importante. Allora, vi spiego come funziona la matematica sacra, come agisce la matematica sacra. La matematica sacra non solo lavora attraverso suoni, frequenze, vibrazioni, e ogni numero ha un suo codice, quindi i numeri in realtà sono dei codici. Noi siamo un corpo, il nostro corpo è di madre terra, ma la nostra energia è dell'universo. Grazie mille. Allora, questo è un bicchiere d'acqua che vi faccio capire un concetto importantissimo, perché la cosa più importante nella vita, ricordatevi, è avere energia. Quindi l'energia non è altro che un bicchiere d'acqua pieno. Ma quando questo bicchiere d'acqua comincia a scarseggiare, quindi, scusate, comincia ad andare giù, qui ci sono gli scogli, e metaforicamente parlando gli scogli sono i conflitti. Pertanto la regola numero uno dell'essere umano, grazie a chi condivide questa diretta, veramente, la regola numero uno dell'essere umano è quella di
avere sempre l'energia alta. Perché se tu hai l'energia bassa, ti vai a sbattere contro i tuoi conflitti. Ma oggi le persone non parlano di energia. Quindi la cosa più importante che esiste al mondo è l'energia. Perché noi siamo figli di Madre Terra, perché il nostro corpo è di Madre Terra. Ma la nostra energia proviene dal cosmo. Pertanto la mia energia, la mia anima, viene dal sistema solare, come il tuo. E il tuo corpo viene da Madre Terra. Noi dobbiamo prendere consapevolezza di questo. Il tutto è regolato attraverso la matematica sacra, il tutto è regolato attraverso la ciclicità, la legge causa-effetto, la teoria del precedente, il magnetismo, la legge di attrazione. E tutto è traducibile attraverso i numeri. I conflitti, la bella vita, la fortuna, la sfortuna, è tutto traducibile. Vi faccio un esempio molto bello. L'Italia ieri sera ha perso una finale, anche su una finale di poca importanza, meno importanza, però comunque ha perso una finale. Ha perso la finale contro l'Argentina 3-0, ok? Perché ha perso questa finale 3-0? Perché l'Argentina è più forte dell'Italia. Sì, è vero, ma c'è un altro aspetto. Guardate, ieri ad esempio era il giorno, in questo caso, 1° giugno 2022, e il 1° giugno 2022 come frequenza è un 1 karma 13, come il 1° luglio 2012, 1 karma 13. A distanza di 10 anni, vedete, 10 anni, 2012-2022, a distanza di 10 anni l'Italia ha fatto una finale, prima con la Spagna e ha perso 4-0, poi con l'Argentina ha perso 3-0. In questa finale Chiellini si infortunò, in questa finale Chiellini ha dato addio al calcio. Che cosa significa tutto quanto ciò? Significa che se i giocatori, se il team entrano in quest'ottica e prima di fare la partita di ieri contro l'Argentina si guardano Italia-Spagna e capiscono che quello è un tranello, loro non solo vanno in campo con tanta consapevolezza, ma sanno dove l'energia va a parare, ok? 1 karma 13, a distanza di 10 anni, finale con la Spagna, finale con l'Argentina, Chiellini infortunato, Chiellini addio al calcio. Questa è la conoscenza. Ok? Quindi l'energia si basa tutta sulla conoscenza. Per farvi capire, questa fu la maglia della finale contro la Spagna. Ok? Guardate, Italia-Spagna, guardate, Italia-Spagna 0-4, questa fu la maglia di Leonardo, ok? Che poi me l'ha dedicata. Bene, allora noi dobbiamo pensare che tutto è energia, ma le persone non sono consapevoli di questo. Allora il futuro dell'uomo sta che noi dobbiamo dialogare attraverso l'energia. Questo è il pallone della finale dell'anno scorso, il pallone della finale dell'anno scorso, che Leonardo ha fatto gol con questo pallone qua. 2 mesi prima io a Leonardo dissi: l'Italia può vincere gli europei, ci sono delle possibilità, ma tu dovrai fare 2 gol in finale, perché tutti i canali erano perfetti su di lui. Un vestito su misura, questo è un pazzo scatenato, un leader veramente impressionante, e ha ottenuto questo risultato. Io ho ottenuto questo pallone, la maglia della finale, è quello che ci eravamo promessi, però è tutto realizzabile. Allora se le persone studiano la matematica sacra, se ci fosse la possibilità che il mondo, anziché prendere per il culo le persone, si attenessero ai risultati, si potrebbe aprire un nuovo vortice di conoscenza. I potenti studiano la matematica sacra, non bene, benino, ma attraverso questo mi vanno a creare la paura per rovinare i popoli, ok? E quindi è una cosa molto forte che le persone devono incominciare a parlare in termini di energia, perché tutto è energia, tutto è suono e tutto è vibrazione. Pertanto la domanda da porsi è: tu che mi stai ascoltando, quanta energia hai? Alberto, io ho poca energia. Bene, la tua vita non sarà mai positiva, avrai sempre dei problemi. Perché? Perché la cosa più importante nell'essere umano non è essere ricco. Ok? Scusatemi del termine, vediamo se c'ho qualcosa qui. Ok. 50 euro. La cosa più importante dell'essere umano non è essere ricco, ma è avere energia. Avere energia significa anche avere denaro,
Quello è una parte dell'energia, ma l'energia più importante è l'energia psicofisica. Noi siamo magneti, noi siamo energia. E quando l'energia è bassa, sbattiamo quei conflitti, l'essere umano si può ammalare fino addirittura andarsene in cielo. Allora la cosa importante è che noi siamo il risultato delle 5-7 persone che frequentiamo di più. Questo è energia. Ma la domanda che io ti voglio porre in questo caso, tu sei il risultato delle 5-7 persone che frequenti di più, ma per capire se sono le persone giuste, le vorresti come fossero i tuoi figli? Ti rifaccio la domanda. Noi siamo il risultato delle 5-7 persone che frequentiamo di più. Le persone che frequenti, le vorresti come fossero tuo figlio o tua figlia? Se la risposta è no, bene, allora forse è meglio che li cambi, allora forse è meglio che ci parli, allora forse è meglio che ti metti un po' in discussione, perché noi inconsciamente subiamo l'energia, i pensieri e lo stato emozionale delle altre persone. Quindi noi, se vogliamo realizzare i nostri sogni, dobbiamo essere ambiziosi. Ricordatevi che io posso essere uno dei vostri 7 amici, perché se voi guardate ogni giorno i miei video e mi ascoltate, inconsciamente impregnate la mia energia. Ma se anziché ascoltare Alberto, ascoltate il telegiornale o ascoltate qualcuno che è sempre negativo, voi siete amico di quella persona anche se non ne siete consapevoli. E nel mentre questa persona parla, che cos'è che fa nel vostro cervello? Ve lo programma al negativo. E pertanto siete programmati al fallimento, senza che voi ne siete assolutamente consapevoli. Allora la cosa da fare in questo caso è che innanzitutto dobbiamo partire da un principio, che noi siamo delle vibrazioni, ma dobbiamo anche cercare di capire che cosa vogliamo essere nella vita. Io ho deciso, quando ero piccolino, che io sono forte. Io l'ho deciso, l'ho voluto. E quando ero piccolino ho detto, non me ne frega un cavolo se qualcuno mi dice che io non sono forte. È un problema suo. Io sono forte. Il fatto che io lo penso, il fatto che io alimento questo sentito, è il fatto che io penso sempre che sono forte, è il passo che penso sempre alle strategie su come diventare più forte, su come diventare più veloce, su come diventare più azzillo, su come trovare soluzioni, fa sì che le persone che si avvicinano a me ovviamente hanno un buon magnetismo e pertanto la mia energia alimenta e porta fortuna ad altre frequenze, ad altre energie. Le convinzioni sbagliate poi ci rovinano la vita. Moltissime persone hanno delle convinzioni sbagliate. Ti faccio un esempio. Deborah, Angela, Milena, Alberto, io non ce la faccio. Alberto, ci provo. Bene, non arrabbiarti se dico che sei una sfigata, perché ti stai programmando in un modo inconsapevole al fallimento. Purtroppo da bambini non ci hanno insegnato a essere forti, ma ci hanno distrutto l'ego. Ad esempio, molti ritengono che l'ego sia una cosa brutta. Questo è un Porsche 930 Turbo, macchina del 1984. Quattro marce, una macchina difficilissima da guidare, ma una macchina fantastica, potentissima. Che cos'è l'ego? L'ego è il motore, è il nostro motore. E la società vuole che tu hai un motore debole. Quindi la società ti vuole distruggere l'ego. Chi ti distrugge l'ego è un... diciamo che non è un negativo, peggio, è un Satana. Guai! L'ego è la cosa più bella che ci sia al mondo. Ma bisogna imparare a gestirlo. Porsche 930, quattro marce, difficile da guidare, molto difficile da guidare. Un motore potentissimo, 300 cavalli di pura potenza. Bene, questa macchina ha un ego spropositato. Ma la cosa fantastica è che questa macchina qui, per guidarla, bisogna avere due palle grandi come quelle di un toro. Quindi la metafora è: ho un grande ego, ma devo imparare a gestire il mio ego. Invece i bambini a scuola, nessuno gli insegna a gestire il loro ego, ma tutti glielo vogliono calpestare.
attraverso il giudizio, attraverso la svalutazione, attraverso il tu non vai bene, attraverso la penna rossa, attraverso il farti sentire che sei sbagliato. Non ce l'hanno fatta con me. Tutti, ero il peggiore delle scuole, ero il peggiore di tutti, ma io ho sempre detto che ero il numero uno. Quando andavo in prefettura a Treviso, ero bambino, avevo 15-16 anni e firmavo, dicevo a quella della prefettura che i miei autografi un domani venivano ripresi perché sarebbero resi pubblici, perché valevano, perché erano arte. Questi mi dicevano che io ero un pazzo. La domanda che io gli dicevo, io non sono un pazzo, io ho ragione, sei tu che non vali niente. Io quando ero piccolino avevo una voce nel mio cuore che mi diceva, tu Alberto scriverai la storia, tu hai un grande valore. Ma chi è che lo diceva questo? Il mio ego, la mia anima, la mia persona, la mia guida. Io l'ho ascoltato. La cosa fantastica poi è plasmare l'ego attraverso un buon padre, attraverso delle buone guide. Allora, se tu sei qui, io sono qui per rivalutarti, per rivalutare il tuo ego, perché tu sei importante, perché tu vali. E tutti i campioni dello sport che io ho avuto modo di lavorare, il mio obiettivo è sempre stato quello di rinforzare il loro ego, rinforzarlo, poi imparare a saperlo guidare da buon insegnante, istruttore di scuola guida. Quindi sì, hai ego, ma devi saper gestire la tua macchina, devi saper gestire la tua vita. Occhi aperti, determinato, convinto, umile. Quindi l'umiltà insieme con l'ego, perché l'umiltà è quello che ti permette di controllare il tuo ego. Invece oggi le persone cosa fanno? Non hanno ego. Una persona che non ha ego non ha motore, quindi non vai niente. Fondamentalmente sei una carretta. Non offenderti, accetta quello che ti dico. Piuttosto magari vai a riprenderti tutti quei cavalli, tutto quel motore, tutta quella foga. Oggi il mondo è in crisi, oggi il mondo è sotto scacco. Non solo a livello energetico, perché ci sono un casino di casini. Vediamo che negli ultimi 4 anni ci sono solamente 200 milioni di aborti, 7 milioni di bambini che muoiono di fame all'anno, anzi 3 milioni, 7 milioni di bambini rapiti, un casino allucinante. Pertanto abbassano le frequenze di madre terra, tutto vero. Ma la cosa più importante è che gli uomini non hanno le palle, e non hanno le palle perché non hanno ego, sono semplicemente delle Fiat Panda 30, nemmeno 45, perché te l'hanno distrutto. Perché ti hanno detto che tu non vali, ti hanno detto di stare zitto, poi vedi quando vedi qualcuno di importante, cosa fai? Oppure ti incazzi perché sei invidioso, ma sei invidioso perché ti senti fallito, in realtà perché nessuno ha alimentato il tuo ego, la tua forza. Allora dovete capire se io devo essere diplomatico con voi, o vi devo aprire gli occhi e vi devo dire quello che vi fa bene all'anima. Allora quello che ti voglio dire, tu sei importante, tu vali. Dai valore al tuo ego, ama il tuo ego, e se ti senti importante dai valore, però attenzione, un passo indietro, impara a conoscerti, impara ad ascoltarti, impara a guidarti, sii umile, sii centrato, sii determinato. Questo è importantissimo. Quindi questa è una cosa molto importante. Come un'altra cosa molto importante che le persone oggigiorno sbagliano è che non amano il loro passato. Oggi le persone non amano il loro passato, e quando guardano il loro passato lo vedono come fosse una tragedia. Se tu odi il tuo passato, tu sei finito, perché tu sei il figlio del tuo passato. La regola numero uno di un grande è quello che deve amare il suo passato e deve cercare di trasmutarlo. Se tu lo ami non ritorna, ma tu sei consapevole. Se tu lo ami non ritorni, ma non sei consapevole. Questo è importante, perché tutto è ciclico. Pertanto amiamo il nostro passato e cerchiamo attraverso l'amore non di riattivarlo, ma cercare di fare qualche cosa di buono, un'azione buona al giorno. Devi creare qualche cosa di meravigliosamente fantastico e buono ogni giorno. E adesso, insieme con noi, Alessandro Ballan, campione del mondo, un uomo che nessuno gli dava 2 lire, fondamentalmente uno sfigato atomico per molti. Ma da sfigato atomico è diventato campione del mondo. Campione nella gara più importante del mondo, che è la gara delle Fiandre, piazzato più volte alla Parigi-Roubaix, quindi uno dei ciclisti italiani più famosi del mondo. Ma quando era giovane nessuno gli dava valore. Allora guardatevi questo video, che vi fa venire la pelle d'oca,
e condividete questa meravigliosa diretta. La posizione perfetta ora è per Alessandro Ballan, ma deve aspettare. Deve siamo essere... ormai ai 2 chilometri. Deve aspettare ancora. Alessandro è perfetto. Rebellin e Grifco. Va benissimo così. Alessandro Ballan è in ultima posizione e deve stare lì, perché lui potrebbe avere la sparata. Sono in piazza Montegrappa, meno di 3 chilometri al traguardo. Ballan! Questo è un attacco buono! Partito la grande, Alessandro Ballan! Questo è un attacco buono, è partito come una scheggia! È la sua distanza questa, mancano meno di 3 chilometri alla conclusione! Mi sembra che sia un attacco speciale! Grande Ballan! A molti corridori dopo i 250 chilometri si spegne la lampadina, invece la sua luce irradia il circuito di Varese. È Ballan che è partito secco! Alessandro Ballan! Questo è uno scatto importantissimo! Ci vogliono grandi gambe per andarlo a prendere! Forza Alessandro, andiamo! Forza Alessandro, andiamo! Forza Alessandro, andiamo! Che hai 150 metri di vantaggio! Metri di vantaggio per Alessandro Ballan, che è in Viale Valgana, vicinissimo ormai al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Ce la può fare Sorensen dietro, sta cercando di rientrare Alessandro Ballan. La sua pedalata è ancora buona, la sua pedalata è ancora quella che può portarlo a vincere il campionato del mondo. Solo Alessandro Ballan, 250 metri, nessuno può più fermarlo. Vai Alessandro, grande Alessandro. Alza le braccia al cielo Alessandro, per favore. Alessandro Ballan, campione del mondo, campione del mondo. Alessandro Ballan, eccoci qua. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie. Una presentazione così, è logico che è sempre emozionante, anche perché io continuo a rivederla più e più volte, però non nego che mi fa sempre venire i brividi, è sempre una grande, grande emozione. Anzi, ti do di più, Alberto, che quando io normalmente adesso sono sempre positivo, però quando voglio essere ancora più positivo mi riguardo questo video, perché è veramente emozionante, non solamente perché è mio, perché anche a livello ciclistico è una bella azione, una bella vittoria di squadra, tutto un contorno molto molto bello. Abbiamo la stessa maglia rosa, vedo. Sì, la tua, me l'hai regalata qualche giorno fa al Giro d'Italia, non a caso sei arrivato con la maglia rosa e quindi la sfrutto questa sera. La cosa fantastica è che quando tu hai iniziato a correre, come con Leonardo Bonucci, a lui gli davano dello sfigato, è diventato 2 volte il giocatore più forte al mondo nel suo ruolo, e a te anche hai fatto fatica a passare coi professionisti, pertanto sei veramente un esempio incredibile per quei ragazzi che hanno un sogno e per quei ragazzi che qualcuno magari gli dice tu non vali, invece che cosa dire ad Alessandro Ballan che qualcuno gli diceva che non valeva e non poteva diventare campione del mondo? Ma guarda, allora, io ci ho creduto, ci ho sempre creduto, anche perché ho cominciato ad andare in bici da piccolino, è sempre stata la mia passione, e è arrivato un momento in cui per continuare ad andare avanti, perché avevo perso il padre giovane, dovevo lavorare, finire gli studi e anche correre in bici, logicamente, e quindi è stato veramente un periodo duro per me. Soprattutto nei periodi invernali ho fatto parecchi lavori e quindi avevo capito veramente che la vita lavorativa sarebbe stata dura, e allora ho voluto impegnarmi ulteriormente di più in quello che stavo facendo, nella bici logicamente,
è arrivata questa chiamata al passaggio professionismo e pensa che ero sopra una scala e avevo cominciato a fare l'imbianchino. E una telefonata a cui io non avevo creduto quando mi è stato detto che sarei passato professionista, che dovevo andare a firmare il contratto. Io l'ho preso come uno scherzo, ci sarà qualche amico che mi fa questo scherzo, e quando ho messo giù il telefono ho dovuto richiamare per rifarmi dire totalmente tutto l'indirizzo dove dovevo andare a firmare il contratto, perché logicamente non ci credevo. E da lì sono passato professionista, non è stato facile, e come hai detto tu, sono passato tardi, avevo già una certa età rispetto a altri corridori, ho dovuto subito dal primo anno far vedere le mie qualità, quindi anche lì c'è stato veramente un ulteriore impegno, una forza di volontà per voler emergere subito. Ma un giovane, oggi i ragazzi ad esempio hanno poca autostima e pertanto secondo me hanno bisogno di guide, che poi questa guida sia Alberto o che sia qualcun altro, è giusto che le persone si trovano delle guide molto forti, che sono convinte, che ti danno anche potere. Che cosa vorresti, che messaggio vorresti dare ad un giovane che ti sta ascoltando in questo momento, ma non solo che faccia il ciclista, magari può fare anche l'operaio, magari può essere anche disoccupato, cioè qual è il messaggio più bello che un giovane può sentirsi da un campione del mondo? Allora, tu un giorno mi hai fatto un discorso su un bambino che cresce, un bambino logicamente è una spugna che ogni qualvolta si sente dire dalle persone non fare questo, attento a quello, guarda che ti fai male. Questo bambino assorbe tutto quello che gli viene detto e nella vita futura che lui verrà a interpretare, praticamente si troverà a sentire sempre quella voce nell'orecchio di stai attento, non farlo. E io penso che noi anche ad età avanzata, intanto cresciamo con questo problema, e ad età avanzata siamo ancora in parte spugne, magari non totalmente come dei bambini, però logicamente da tutto quello che vediamo nel mondo, dalla televisione, da tutte le persone che ci circondano, molte volte cerchiamo sempre, o meno non cerchiamo, ma assorbiamo sempre la parte negativa. Bisogna cercare di passare oltre a questo e bisogna sempre pensare in positivo, bisogna crederci, come io ho creduto nel poter diventare prima un ciclista professionista, in un secondo momento campione del mondo. Io penso che tutte le persone possono puntare a un obiettivo, magari non logicamente già quello più alto, come può essere per me diventare subito immediatamente campione del mondo, ma a brevi step cercare di raggiungere l'obiettivo primario che una persona ha. Io sono dell'avviso che comunque oggigiorno i ragazzi sono troppo pochi ambiziosi, sognano troppo poco. E noi siamo il frutto dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. Ricordo una volta che feci un lavoro con te a casa mia, dove siamo andati indietro quando avevi 3 anni, che eri scappato di casa, in bicicletta correvi verso la mamma che faceva la fiorista. E questa è stata una cosa che mi ha veramente scosso, perché ho sentito grande emozione, grande emotività. E secondo me oggi i ragazzi in questo momento devono finirla di pensare alle pandemie o alle guerre, devono tornare a sognare, devono tornare a essere ambiziosi, devono crearsi un progetto, devono crearsi una strategia. Io sono dell'avviso che tu sei un esempio molto bello, molto umile, ma soprattutto sei un esempio alla portata di tutti, perché non sei il ciclista che è nato, sei il ciclista che è diventato. Sei diventato poi anche campione delle Fiandre, che è la gara più importante che c'è al mondo. E secondo me questo veramente ti fa onore, però secondo me tu insieme con tante altre persone, insieme a me, insieme a tanti altri, dobbiamo dare una sferzata a quest'Italia, a questi italiani, a tante donne, a tanti uomini che devono tornare a sognare, devono tornare a essere ambiziosi, perché senza l'ambizione che vita è? Un uomo che non è ambizioso cosa fa? Cioè, cosa fa? Aspetta cosa? Di morire? L'ambizione è tutto, dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo sognare, dobbiamo visualizzare i nostri sogni, bisogna amarli, dopo circondarci anche di tantissime persone positive, circondarci di persone che a sua volta anche loro sono ambiziose e non di persone logicamente che viaggiano nella frequenza del lamento. Questo è assolutamente un dato di fatto. Hai detto bene, Alberto, in ambito ciclistico io vedo ultimamente non riusciamo a trovare un italiano che vada a sostituire Alessandro Ballan per le classiche del nord, parlo di un italiano giovane perché l'anno scorso è stato Colbrelli,
o non troviamo, fra pochi giorni, a fine anno smetterà Vincenzo Nibali, non troviamo un atleta che possa far bene sulle gare a tappe. E oltre all'ambizione, io penso che manchi proprio in Italia la fame. Io vedo corridori che arrivano dall'estero, mi viene in mente i colombiani, adesso cominciano ad arrivare anche dall'Eritrea. Cioè, queste persone hanno fame, vengono fuori dalla povertà e fanno di tutto per guadagnare e per realizzare i propri sogni. È una cosa che secondo me in Italia veramente manca, perché qualsiasi bambino che nasca in qualsiasi famiglia, bene o male, ha tutto. Io penso che sia proprio questo anche un altro dei problemi in Italia. Però vedi, è anche una questione, per quanto poco, io sono dell'avviso che i paesi con più cultura in realtà hanno meno cultura. Perché le persone che hanno cambiato il mondo molto spesso sono molto ignoranti. Sono persone che hanno pochi dati, ma che hanno dei sogni e che sono degli schizzati. Non parlo solamente di te, guarda Cristiano Ronaldo, è un esempio impressionante. Anche lui, un giocatore pazzesco. Ma guarda anche altri sportivi in altri settori. Quindi io sono dell'avviso che secondo me tu, insieme ad altri campioni del mondo, dovete veramente lavorare sulla motivazione, sulla formazione di questi ragazzi, perché siete degli esempi molto razionali che possono veramente aiutare. Poi, ad esempio, le persone tutte inseguono il denaro, perché tanti inseguono il denaro, ma il denaro è una fonte di energia. Il denaro, se una persona lo vuole, lo deve volere attraverso dell'altro, che è una metafora, quindi una passione, quindi un amore, un grande talento, un grande sogno, e attraverso un grande sogno uno veramente può conquistare un qualche cosa di incredibile ed inaspettato. Ma ci vuole una dose di follia, che è quella che manca. Ad esempio, uno che fa 300 km in bicicletta, sicuramente qualcosa che non va, ce l'ha, perché ci sono i motorini. Però lui schizza, perché sogna di arrivare, perché ama la passione, ama la bicicletta, ama le due ruote, perché ama comunque un qualche cosa che gli viene da dentro. Pertanto, secondo il mio punto di vista, l'amore è una chiave importantissima nella vita oggigiorno. Questo sì, senza ombra di dubbio, hai detto bene. Io hai ricordato la vicenda che sono scappato di casa quando avevo 3 anni per raggiungere mia mamma, e i vicini di casa mi vedevano passare con questa biciclettina con ancora le rotelle, e dopo gli anni passarono e mi videro passare sempre con una bicicletta più bella, sempre più veloce, e da lì hanno capito che avrei avuto una carriera. Quindi sì, quando sono partito veramente io avevo amore per quel mezzo che alla fine mi ha portato tantissimi risultati. Adesso io e Alessandro, il 25-26 giugno siamo a Lugano, perché abbiamo un appuntamento molto importante di 2 giorni, tu sei il tuo sogno, 2 giorni dove l'obiettivo mio è quello di creare dei sogni, creare delle persone che entrano veramente in un trip di sogni, e secondo me ne vale veramente la pena iscriversi, ne vale veramente la pena di guardare questo evento, che lo potete guardare 1, 10, 100 volte, ma la cosa più bella è che non solo dovete guardarlo, dovete riguardarlo e dovete metterlo in pratica, perché è la cosa più bella di tutte. Tra l'altro, vuoi spiegare la sera prima di diventare campione del mondo che hai fatto una lettera, giusto? Che avevi esattamente detto come doveva essere la gara il giorno dopo. Ma sì, diciamo che allora io a quel campionato del mondo non ero il capitano, perché avevamo Paolo Bettini che aveva vinto i 2 campionati del mondo, aveva vinto il 2007 e il 2008. Eravamo il 2009 a Varese in Italia e eravamo lì tutti quanti per correre per Paolo, quindi non c'era una tattica con un piano B, c'erano più tattiche, però il campionato del mondo dovevamo vincerlo con Paolo Bettini. Però io quando mi sono messo a letto quella sera ho pensato, ma sono qui al campionato del mondo, sto andando molto forte perché avevo appena ottenuto risultati come vittoria alla tappa, alla Vuelta e molti altri, e lì ho detto, ma io posso anche sognare, immaginare di come poter vincere il mio campionato del mondo, e vi garantisco che l'ho sognato proprio come l'ho vinto, con un attacco ai 3 chilometri. Io in realtà sono partito ai 2,7 chilometri, quindi quando la sera prima mi sono coricato a letto ho sbagliato di 300 metri, però vi posso garantire al 100% che ho immaginato di vincere il campionato del mondo proprio come l'ho vinto il giorno dopo. E invece le persone oggi non si programmano per la vittoria, ma si programmano inconsciamente per la paura. E questi lockdown, questa mascherina, tutto questo casino che c'è, questa guerra, sta creando un terrore pazzesco. Allora dico alle persone, inseguite le persone, con tutto rispetto, che hanno un sogno,
che sono ambiziose, che vi fanno sognare, che vi rinforzano l'ego. Anche il discorso che dicevo prima dell'ego. Quante volte ti hanno svalutato te quando eri giovane? Che ti facevano capire che non valevi? Parecchie. Da problemi alle ginocchia, alla mancanza di mio padre, poi un'indagine mentre correvo anche, e un bel po' di casini che però alla fine sono sempre riuscito a superare in modo più che positivo. Comunque la cosa fantastica secondo il mio punto di vista, scusami un attimo, la cosa fantastica secondo il mio punto di vista, io per realizzare i sogni, i miei sogni, ma anche i sogni delle persone, ci vuole sempre una grandissima dose di follia. Cioè la follia per me, ce la metto proprio in testa, la follia per me è tutto, perché un grande campione, ad esempio come anche Alessandro Del Piero, proprio lui proprio dice sempre, mi diceva, la cosa più bella è giocare e avere quel secondo, quell'attimo, dove entri in un'emozione che è follia, dove non c'è la mente, dove c'è l'azione, dove c'è pum pum, via, vai. E oggi le persone non hanno questo sentimento, perché le persone vogliono calpestare inconsciamente i loro talenti, perché poi trovano qualcuno che gli dice che non vale. E invece io sono dell'avviso che le persone che cominciano a ragionare anche in un modo diverso sono interessanti. Le persone che parlano in un modo diverso sono interessanti, perché secondo me il mondo lo cambiano quelli folli, quelli che ci credono davvero, e noi dobbiamo cercarci di circondarci di persone comunque positive e folli, e questo è un grande, è una grande cosa. Poi sicuramente trovare la strategia giusta, trovare l'alchimia giusta, trovare le persone giuste, questo è tutto un valore aggiunto. Io per esperienza personale ti dico che la follia la trovavo al momento in cui andavo a tagliare la linea d'arrivo, perché allora per arrivare a trovare la condizione ideale, il ciclismo non è solamente allenamento, quindi molte ore tutti i giorni in bici, ma è anche un vero e proprio stile di vita, quindi alimentazione, molte diete perché il peso è fondamentale, ma anche tantissime rinunce. Non potevo giocare a nascondino in giardino a rincorrere le mie figlie perché andavo a compromettere i muscoli, non potevo andare a fare una passeggiata, non potevo andare al supermercato a fare la spesa, quindi diciamo che tutti questi sacrifici nel momento in cui io tagliavo l'arrivo venivano ripagati dalla vittoria, quindi io la dose di follia la ottenevo lì. Se non ottenevo la vittoria dovevo andare a ricercare il perché non avevo vinto, e quindi andavo a migliorarmi ulteriormente, quindi anche quella era, prendevo come una sfida proprio. Una cosa molto interessante e utile è che tu poi sei un uomo che conosci molto l'estero, bazzichi il Belgio piuttosto che altri stati. Che differenza vedi nello stato estero rispetto agli italiani, al giovane italiano? Cos'è che agli italiani gli manca qualcosa? Cosa gli manca che magari all'estero c'è? Io l'ho detto prima, secondo me sono già arrivati, già da bambini hanno praticamente tutto e non c'è la voglia di voler fare un qualcosa di particolare. Il nome che mi piace molto, che ha la barba, che ha detto che un grande genitore è sempre quello che fa mancare un qualcosa a suo figlio, ed è una cosa bellissima, è una cosa molto bella, e secondo me dobbiamo veramente trovare la fame. Ma io sono dell'avviso che in questo evento del 25-26 di giugno gli faremo avere la fame a tante persone, perché sicuramente farla avere la fame è la prima regola, però uno deve avere fame, deve avere voglia di sognare. Io ad esempio sono sempre alla ricerca di persone che possono anche collaborare con me, ma io voglio avere gli occhi della tigre, io voglio avere gli occhi di un pazzo scatenato. C'era un portierino, ti dico, che è Ivan Provedel, ha iniziato a giocare in porta a 15-16 anni, quindi era vecchissimo per giocare in porta. Oggi è il portiere dello Spezia, è un portiere fortissimo, ma io mi ricordo sempre che con Ivan Provedel, che quando andavamo a mangiare fuori, anche la bistecca, gli dicevo fammi vedere gli occhi della tigre, fammi vedere gli occhi di un pazzo, ed è quel pazzo, ed era quella foga, ed era quel sogno che lo ha portato a essere uno dei migliori portieri italiani. Io sono dell'avviso che è tutto quanto possibile. Sì, è Crepé il personaggio, esattamente, Crepé, che ha detto quella frase meravigliosa che io condivido e sposo appieno. Pertanto, secondo me, questi sono degli esempi da seguire. Sono degli esempi da seguire giusti, perché oggi abbiamo bisogno di persone che veramente parlano bene, con un bel linguaggio, che ci danno il potere e che ci fanno capire
che dobbiamo incominciare a vedere le cose sotto un'altra ottica. Poi, nel mio caso, io amo la matematica sacra, amo la simbologia e le metafore, che fondamentalmente sono potentissime. Le metafore dialogano con l'essere umano. Noi dobbiamo circondarci di cose che ci piacciono, che amiamo. Dobbiamo sognare. Se amiamo un'auto ma non ce la possiamo permettere, possiamo anche comprarci un modello, ce lo mettiamo lì alla sera, lo guardiamo, ce lo mettiamo vicino a casa. La nostra energia fa il suo corso. Noi dobbiamo lasciare far accadere le cose, anche la nostra energia. Perché è l'energia di Alessandro Ballan che gli ha permesso di diventare campione del mondo. Non è solamente lui nella mente. Quindi noi siamo mente, ma siamo anche energia. Ma quando la nostra energia è scarsa, non otteniamo niente e andiamo in conflitto di svalutazione. E oggi gli italiani sono tutti in conflitto di svalutazione. Allora dobbiamo invece cercare di alimentare. E vi dirò di più, che è proprio in questo momento che nascono i geni. È proprio in questo momento che nascono i campioni, nel momento della sofferenza. Ma io mi auguro che qua ci sia qualche giovane, qualche genio, qualche donna, qualche uomo che veramente hanno la cazzimma, come dicono i napoletani, che veramente spacca veramente di tutto. Questo per me è una cosa importante. È il modo più assoluto, è il modo più assoluto. E i giovani devono finirla di inseguire il denaro. Il denaro è una fonte di energia, ma se tu vuoi il denaro devi avere un progetto che non va nella direzione del denaro. Il denaro non è l'obiettivo. Io, ad esempio, faccio quello che faccio per amore, perché amavo Toldo, perché amavo Zamboni, perché amavo Bonucci, e poi la vita mi ha dato. Ma è l'amore, la passione che mi ha portato a scoprire il mio talento, non il denaro. Se qualcuno fa qualcosa per soldi, non vale niente. Io non è che mi metto qua il 2 giugno, io mi metto qua perché sento che ho voglia di farlo, Ale è la stessa cosa, e noi, Ale, dobbiamo cercare di essere sicuramente dei buoni esempi. E dobbiamo fare quello che ci piace davvero. Questo sì, senza ombra di dubbio, ti ho ragione. Io quando sono con te, ti dico la verità, esco da casa tua con il bicchiere colmo. Dopo mi accorgo che dopo qualche giorno questo bicchiere tende leggermente a svuotarsi, quindi io avrei bisogno di vederti molto molto spesso, Alberto. O anche hai bisogno di circondarci di altre persone folli che alimentano il tuo bicchiere. Metaforicamente parlando, sarebbe molto bello trovare una cerchia di amici e tutti con una bottiglia d'acqua. E quando qualcuno vede qualcuno, riempie il bicchiere d'acqua dell'altro. Questa è una bellissima metafora per l'inconscio. Però immagina 10 amici, tutti con un bicchiere vuoto. Uno arriva, ciao, come va? Aspetta che tiro da bere, e ti versa l'acqua. L'inconscio capisce. Oggi inconsciamente le persone non ti danno energia, te la tolgono. Ecco che ci sono i vampiri energetici. Sono persone che ti parlano dei loro problemi. Posso dire una cosa? Avete rotto le scatole, basta, cerchiamo di parlare di soluzioni. Questo momento della nostra vita l'abbiamo scelto noi e lo possiamo vincere attraverso una grande determinazione, convinzione e certezza. E abbiamo degli esempi impressionanti, sia nel mondo dello sport, vedi te, o anche comunque in altri settori. Guardiamo ad esempio Nikola Tesla, svalutato finché vuoi, però adesso ci siamo accorti che veramente è un genio. Ed era un genio, ma come lui anche Albert Einstein, anche lui era un genio. Tanti sono geni, ma sono geni perché comunque avevano un'idea. Sono geni perché erano diversi. Incominciate a pensare diversamente, incominciate ad ascoltarvi, perché se voi vi ascoltate, siete collegati attraverso le vostre frequenze a questo universo che crea, che è meraviglioso. Comunque Ale, io ti do un abbraccio, spero che questa sera qualche messaggio positivo sia arrivato a tutti quanti voi. Questo video che ho messo tuo è fantastico. Noi ci vediamo il 25 e 26 di giugno in questo evento meraviglioso che teniamo. Io consiglio a tutti quanti voi di prendere questo evento, di guardarlo non una volta, di guardarlo più di una volta, di farlo vostro e di incominciare a scrivere carta e penna. Qual è il vostro sogno? Qual è il vostro obiettivo? E il mio obiettivo è portarvi il vostro obiettivo. Vi ricordo, e ve lo dico in un modo molto semplice, dire a uno a maggio l'Italia fa 2 gol e segna 2 gol un difensore, bisogna che uno veramente sia schizzato. No, io ci credevo. E la cosa fantastica è che anche Leonardo Bonucci ci credeva. E quando due persone credono in un qualcosa, in un progetto, è lì che nasce la magia. Uno più uno uguale uno più grande. Noi siamo energia. Circondatevi di persone che credono in voi. Circondatevi di persone che vogliono alimentare i vostri sogni, che vogliono alimentare anche il vostro ego, ma
che vi tengono anche umili e anche voi tenete umili questa persona. È uno scambio di energia meravigliosamente potente e bello. Grazie Alessandro, grazie a tutte le persone che hanno condiviso questa diretta, a tutte le persone che hanno commentato questo video, perché Facebook ci vuole limitare, Facebook non vuole dirette positive, Facebook vuole altro, e quindi pazienza. Però noi avanti tutta, più folli e più positivi che mai. Ciao a tutti, ciao Alessandro Ballan. Ciao Alberto, ragazzi, ciao a tutti da parte mia. Follia e follia. E finisco dicendo questo esempio importantissimo. L'ego è il vostro motore, andate a riprenderlo e imparate a guidare il vostro motore. Trovatevi una, due guide forti che vi insegnano a guidare la vostra vita, che vi danno potere e non che ve lo tolgono il potere. Ai bambini gli viene tolto il potere e ai bambini gli dicono tu non vai bene, svalutazione, basta, basta. Prendiamoci la vostra vita in mano e rendiamola un capolavoro. Un abbraccio e viva la follia. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Alberto. Ciao, ciao a tutti.